Tutto, tutto ruggito e quindi lì, l'acqua ha invaso, diciamo, la centralina e la... Perché non è mai stata usata? Sì, però purtroppo quello è stato il problema, non è in curia di nessuno, insomma. Cioè magari non e quindi per un motore 3.000 euro, no, cioè conviene comprare la vasca nuova? Antonio, tieni, carica le valigie. Però col fatto che la vasca non è mai stata usata. Mi apre per gentilezza qua, così vediamo che è successo. Dove sta la perdita d'acqua? Stava là sotto, perciò se vuoi. Allora la vediamo insieme. Guarda in che condizioni. Ragione. Cosa si può fare qua? Mi dica. Se voi ogni tanto guardate che è stretto, non è che. Ma secondo lei io faccio l'idraulico, scusa. No! Che ne so io? Valeria è su, non so tra quanto scende, che poi. C'è l'aereo, bisogna andare a Milano, su Altonale, c'è da fare un sacco di cose. Vabbè, lei è simpatico però, lo sa? Molto gentile. Io la ringrazio. Ecco. Lei è il signor? Claudio. E poi le mando una bella foto con la dedica. Vabbè, ciao Claudio, grazie. ¿Estás aquí? ¿Cuántos días? Me voy mañana. ¿A mañana? ¿La primera vez en Roma? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Valeria Marini. Valeria Marini. Ok. Che sono delle ragazze di spagnola di Granada. Sì, andiamo veloce perché già è tardissimo. Speriamo di fare in tempo a far tutto. Speriamo di farcela. Sarà prendere. Traffico, Antonio. C'è un po' di traffico, ma ce la faccio. Forse conviene girare qua. Tanto non siamo mai in ritardo, eh? Brillantini qua, lucido, nero. Ti faccio smokey eyes. Smokey eyes, bravo. Ogni stagione ci piace presentare la nostra collezione agli agenti in una location, in un posto che è carino. Tani, ma Valeria quando arriva? Non lo so, ma non deve essere già qui. Ehi, mami, Wonder, tutto bene? Sto andando a Milano adesso, sto andando verso l'aeroporto, sono un po' in ritardo. Sei in ritardo? Sì, sono un po'... ma sì. È giusto, così deve essere. No, vabbè, mamma, ma tanto sai che con Antonio riusciamo sempre a prendere tutti gli aerei. Quando parte, che sta partendo, mi chiama sempre per salutarmi, sempre in ritardo. La regola è che lei è in ritardo. In questo, devo dire, assolutamente non mi assomiglia, perché io... sono puntuale al millesimo di secondo. Perfetto, spero che vada tutto bene. Ciao, un bacio. Ciao, mami. Ciao, ciao, ciao. Che era qui per le 6. In realtà io non sono una ritardataria, voglio fare troppe cose, accavallo troppi appuntamenti e quindi così, però
diciamo che faccio di tutto per essere puntuale. Noi non sapevamo dove lei fosse di preciso, poi avevano detto che sarebbe venuta in elicottero, poi in macchina, non capivamo bene. Ecco la schiena qua. Mari, mi passi che chiamo mia mamma? Mami? Tutto bene, mami? Tutto bene? Tu come ti senti? Meglio, mamma? Sono in un posto bellissimo sul Tonale, si chiama Hotel Resort Paradiso. Va bene, mi ti do un grande bacio, mi manchi. Quando sono pronti loro, okay. Cioè, quando loro sono pronti, per me sempre. Tony, quando Tony pronto, da... Io 10 minuti ho fatto. Ok, così che lui è tranquillo, che tu ho fatto la rotazione e ho finito. Vado a colore, no? Ok, sì, a colore, su nuovi colori. Vado a colore e via. Melanzane e poi vai tu col turchese. Non si può avere un altro stand, no, per gentilezza? No. Questo. Sì. Ok, perfetto. Il rosso lo puoi mettere poi dopo questo. Il melanzana, Tony. Sì. Non ce l'abbiamo con l'intimo una giacchetta da uscire che è avanzata? Un no. Look? Un poncio? Calza nera? Buonasera. Buonasera a tutti. Parleremo dopo, come ha già detto l'avvocato Giordano, questa è una presentazione tecnica, è quasi tutto pronto. Spero che vi piaccia, buon divertimento. Io dove mi devo mettere? Qua. Ok. Ancora 3-4 minuti, ciao Cristina. 3-4 minuti d'attesa perché... Per me la donna è una stella e deve sempre brillare, e quindi questo io lo metto nella collezione, durante la creazione, quando scegliamo i tessuti, come deve essere, come deve essere il look, ovviamente, questa è la prima cosa, perché è diamond, perché la donna è come un diamante, capito, come una stella, deve sempre brillare. Figura intera, eh? Come va? Tutto bene? Ok? Posso? Ok? Ah, la squadra di sci, volentieri. Ti prego. Marco. Io so sciare, sai? Meno male, no, domani. Aiuto. Perché secondo me la bellezza, la moda è bellezza e quindi va presentata in un ambiente che esalta la bellezza, e questo paradiso è perfetto. La moda è un progetto vincente perché corre su binari paralleli allo spettacolo e non lo invade più di tanto, e è uno dà energia all'altro, però la mia vera passione è il palcoscenico, è il set, è lavorare, recitare. Yes, it's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong?
Piper è una partecipazione carina, divertente, un film corale con una regia eccezionale di Francesco Vicario, con cui mi sono trovata benissimo. Ah, quella è la tua. Ah, perfetto, quindi appena dopo pausa iniziamo subito da questa. L'avete finita l'altra? No. Fammi baciare i piedi. Ti amiamo, Valeria. Anch'io, I love you. Mi devi solo, guarda, mi inchino di fronte alla calza. Valeria, ti si vede il gatto. No, no, non so se credi. Dai, dai, casomai la gatta. No, gli stivali c'ho questi qua. Secondo te è meglio gli stivali o le scarpe? Così alti? No. No, meglio le scarpe. Le scarpe argentate? Devi andare lì a sedurlo, quello. Quello è lo scopo. Adesso mi devo vestire a cappuccetto rosso, quindi metterò il fiocchetto. Fiocchetto, mantellino. Dove devo prepararmi? Ok, e questo è l'abito. Lei è Tessò. Lei è C-moda, cinema. Brava Tessò. Dammi un bacetto Tessò. Lei è la mia cocca. Non sono Gabriella, so Tessò. Lei mi chiama così e adesso tutti quanti in casa mi chiamano Tessò. Mi vuole bene, mi vuole bene, quello che sento io. Dai Tessò, qui, tiro su. Tiro sul braccio. Facciamo i ciuffetti e poi li finisci di coppi, Ciao, oh, che bel calduccio. Allora, stavamo mettendo in scena la prima parte, la prima parte dove Anna lo convince, perché abbiamo fatto questo cambio, e lei dice, tu intanto fai il lupo che io ti verrò il tuo cappuccetto rosso. Certo. Vuol dire che mentre lei si adagia un po' sul letto, quando ce l'hai proprio vicino, lei si leva la maschera e in quel momento... E noi paparazzi le cose. Loro stanno sulla porta a fotografare, quindi questa posizione ti va bene, quindi questo lo puoi lasciare. Noi guadagniamo in là 5 centimetri solo con la macchina e 5 centimetri con questo. Basta. Giornata finita, grazie. Io ho finito, Francesco. Sì. Anche io. Allora, signori, scusatemi, c'è una piccola particolare. Valeria, ha finito il film! Tu sei una stella. La vita da star è bellissima se la vivi con così intensamente, ma anche sempre con ironia, con passione e distacco nella stessa maniera. Oggi non mi hai voluto mettere i glitter, ha fatto la lampola. Perché non ti piacciono i glitter? Ne ho una marea a casa. Allora perché a me non me li metti? Perché mi fai dispetti? No. E perché non ti piacciono? Perché su di te non mi piacciono. Ma erano bellissime con la polvere dorata. Io amo il trucco, ho la passione per il trucco. Penso di avere più trucchi di 15 truccatori messi assieme. E proprio, a me mi vuoi fare un bel regalo, mi regali un rossetto. Glitter non li mette. Sì, li mettiamo, li mettiamo. Tu, una guerra dei glitter. Dai, fammi bella come sai fare tu. Sei già bella. Sei senza bucarmi gli ossi. Volete qualcosa da mangiare al volo? Mosita, cos'è? Un po' di pollo? Sto per cambiare.
Straccetti, pollo. Insalata, pollo. Pollo. E che passò che tenevo se pollo? Salsiccia. Buona. Va Paolo, un po' colorato, fammelo tu. Ma la faccio stanchina. Senza bucarmi l'occhio. Beh, devo dire che con Valeria ormai sono più di 9 anni che lavoriamo insieme, per cui la stima reciproca è veramente molto avanti, diciamo. Adesso mi metterà un po' di glitter, poi? Già messo. Ma dove? Non vedi? Ma se ho fatto la doccia dopo, ma guarda che sei un bugiardone. Ma li ho messi, come? Guarda, adesso mi compro i glitter spray, che non puoi fare niente, non me li levi neanche. Super orgasm dov'è? Orgasm e super orgasm. No, orgasm te l'ho già messo. Allora il super orgasm. Mettimi un po' di glitter. No. Come no? Le giornate di Valeria sono sempre al galoppo. Mi ricordo come in quell'occasione, dopo una serie di eventi, la...